salve, cari amiche, cari amici. Salve. Qui ancora una volta il vostro capitano Santenchan. E in condizioni climatiche un po' avverse, perché c'ho il sole quasi a favore di camera, e quindi, come dire, mi trovate guardando questo video, decidiamoci un po', mi trovo in mezzo alla strada, cioè non proprio in mezzo alla strada, sto filmando su due piedi, è una battuta che faccio sempre, sto filmando su due piedi. E su quanti piedi potrò mai filmarmi io? Comunque mi trovo fuori perché oggi sono andato a fare l'analisi del sangue e quindi sono uscito, io non è che esco tutti i giorni, per quello mi filmo dalla mia biblioteca. Qua come mi muovo si vede oscuro o chiaro perché c'ho il sole in quella direzione. E allora niente, approfittavo a fare questo video che poi probabilmente uscirà come premiere, non lo so che ci farò di questo film, ma volevo dire che continuo a fare dei video per la soddisfazione di tutte e tutti voi che mi seguite. Ho cambiato il nome al mio canale, non è soltanto più il laconico Santenchan, ma è Santenchan, lo youtuber italiano e i suoi videoblog. Poi un mio canale secondario l'ho intitolato lo youtuber più famoso e guardato, conosciuto del mondo, tanto per non essere tacciati di megalomani. Perché non si sa mai, no? Qualcuno può pensare che è megalomania. No, io sono riuscito a vedere che lo youtuber più guardato, lo youtuber più conosciuto, lo youtuber più stimato è una delle ricerche più frequenti in YouTube e in Google Search. Ma è caduto il verde, quindi c'è tanto traffico. Ma un mucchio di canali anche si chiamano, come o mettono in descrizione, lo youtuber più famoso, lo youtuber più ricercato, lo youtuber, queste cose qua. E poi ho visto che alcuni canali proprio che si hanno fatto come me, hanno messo lo youtuber più famoso e seguito, e c'hanno 5 iscritti e 3 video con 3 visualizzazioni ciascuno. Quindi voglio dire, non basta mettere lo youtuber più famoso. Comunque, a parte scherzi, l'hashtag Santenchan c'ha più richieste di quelle che io mi sarei aspettato. Quindi se volete che i vostri video e il vostro canale siano molto visti, mettete in descrizione hashtag Santenchan tutto attaccato e noterete che aumenteranno le visualizzazioni dei vostri video. Quindi vi do questo consiglio, approfittatene, perché di solito le persone non sono molto generose. Intanto, ecco, mi sarei potuto filmare così. Intanto ce ne andiamo facendo una passeggiata. Sto qua facendo la spesa. Ce ne andiamo in questo settore. È un po' più abbassato dal sole. E niente.
Ah, ecco qua. Ecco qua. Ci ritroviamo in questo settore, come potete vedere, appartato da sole. Strada in terra. Certo, la strada sta in terra. Dove può stare? Ma questa è proprio di terra. Non è di mare, non è una strada di mare, no, no. Ma è proprio una strada in terra. Di terra, non so se mi spiego. Non è asfaltata. O non so se è proprio un tramo che c'ha molta terra sopra. Poi dovrò andare a controllare. E niente, non mi sono fatto la barba da giorni, sono uno sbarbatello, no, anzi no, uno sbarbatello è chi non ha barba. Perché il vostro Sant'Enchan già c'ha dei peli bianchi. Infatti è per quello che me la taglio, io ho dei miei video dove appaio con delle foto del 2000-2003 che mi ero lasciato crescere la barba molto, ma adesso me la raso perché veramente viene la barba bianca. Quindi questo sarà il mio video d'ozio, perché non apporto nessun contenuto, me ne rendo conto. Ma d'altra parte ogni tanto bisogna uscire, ogni tanto bisogna staccare. Io sto sottotitolando tutti i miei video in 147 idiomi adesso, perché YouTube ti permette di farlo in 17 idiomi in più. Sto tutto il tempo pensando come migliorare i miei vecchi video perché li guardino, infatti sta succedendo, come fare nuovi video, come scrivere questo, come scrivere l'altro, come scrivere i titoli. Sto riscrivendo molti titoli di video, sono aumentate le visualizzazioni in video che non si vedevano da 8 o 9 anni. Però a un certo punto bisogna dargli un taglio, bisogna prendere tutto in gioco, perché altrimenti non si risolve nulla. E quindi adesso voglio dare una moderata, per quello che programmo questo video in premiere e mi dedicherò a fare degli short, perché con gli short anche si può monetizzare. E poi io ho visto che ho avuto del successo a fare degli short, che veramente ho avuto 8.000 visualizzazioni per uno short, e così mantengo il promedio delle visualizzazioni al mese, perché uno c'ha tante cose da fare: leggere, scrivere, guardare la tele, stare con i cani, altrimenti sto tutti i pomeriggi 2, 3, 4 ore a mettere i sottotitoli ai video, a correggerli, a fare la trascrizione dell'audio. È un problema, sto tutta la settimana così occupato. Quando non faccio video li devo divulgare nelle reti sociali. Quando non li divulgo nelle reti sociali, metto i sottotitoli anche ai video più vecchi. E quando non metto i sottotitoli ai video vecchi, correggo i metadata, metto gli hashtag nel testo, cambio il testo, faccio tutte queste cose. Poi complimenti a quelli della family, che in pratica mi segue soltanto un mare di lana e qualche altro della family, ma da quando Giuseppe Flaco Montefiore e Costantino Runo fanno le live mi seguono meno persone. Ma non è che io durante tutto il 2020 stavo a seguire a tutti e a commentare i video che guardavo per intero col cellulare, con questo cellulare, il Motorola Moto X seconda generazione che mi sto filmando adesso perché l'altro sta in casa, e che ho comprato nel 21, il Motorola Moto S7 in Power grazie a YouTube. E nessuno, quasi nessuno mi seguiva tanto come io seguivo gli altri, quindi alla fine mi sono stancato. Io guardo e commento i video unicamente di chi guarda e commenta i miei video.
basta dire no della community, bisogna fare il primo passo perché altrimenti non ti seguono e non ti danno like. Tutti dobbiamo fare il primo passo. Ecco, io facevo 100-200 passi al giorno, ma poi mi rispondevano due o tre persone, capito? E poi mi dicevano: il tuo commento si è cancellato, il tuo commento è andato in spam, ma hai guardato il video? Mandami una foto. Ecco, la cosa che più mi innervosisce è che, per esempio, quando si chatta e dicono: ah, va bene, io ho fatto, e tu? E a me non mi risulta niente. E poi mi dicono: ma tu non hai fatto, manda uno screenshot. Te devo pure mandare lo screenshot, ma te mando, stampo una foto o te la mando per lettera a casa, dimmi dove vivi. Ma non si può fare così. Se io non ricevo la conferma di quello che tu hai fatto, devo io pure mandare uno screenshot perché tu non ti fidi? Ma sarà pure così per me, che non... allora mandami tu prima lo screenshot. E diventa una cosa assurda, insomma, grottesca. Vai a controllare tra gli spam se c'è il mio commentario. Per una qualche ragione, io per esempio da un mare di lana mi scrivo ogni giorno, e ogni giorno che faccio reload alla pagina sono risultato disiscritto. E poi la gente mi guarda un po' strano, penserà che sono in videoconferenza. Hola. Hola. Soldadito marinero. Hanno visto che sono il Capitan Sant'Enchan. Già c'è qualche persona nel quartierino che mi inizia a riconoscere, probabilmente. Io sono il Capitan Sant'Enchan, il più conosciuto d'Italia e del mondo e il più seguito, come ho messo nel mio nuovo nome di canale. Allora, sono arrivato ai 12 minuti. E vi dicevo che... che fanno così: ah, ma tu devi mandare lo screenshot, devi farci vedere se effettivamente passano dei camion, se effettivamente tu hai fatto quello che dici di aver fatto, mandaci lo screenshot, mandaci questo, quell'altro, che ho detto al minuto tanto addirittura. Ma io dico: ma se può. Poi farò dei video su quanto sta succedendo in Ucraina, le tragedie, anche se molte cose non le posso dire, altrimenti mi demonetizzano il video come minimo. E comunque si trovano degli short su quello che sta succedendo in YouTube, basta cercare Ucraina. E allora dicevo, ho smesso di io interagire con tutti quelli della community che non interagiscono con me. Perché anche io vedo dei video che li cerco o che YouTube mi suggerisce, commento e vedo che almeno qualcuno che ha visto il video mi commenta il mio commentario. E quelli delle community no, non si fanno vivi. Allora io a questo punto vedo i video che mi va di vedere, commento i video che mi va di commentare, se per caso trovo qualcuno della community lo commento, altrimenti no. Non vado a cercare tutto quello che si è nella chat pubblicato per guardarlo e perché mi commentino, perché ho visto che non funziona. Non funziona perché o non gli arriva il commentario, va sotto spam. YouTube sa che noi ci guardiamo i video dalla chat di quel sito che voi sapete, che non nomino. E allora, per così dire, filtra quei commentari. Perché se sempre 200 persone si guardano il video tra di loro, creano una community e YouTube dice: questi video non crescono più perché si limitano a guardarsi tra di loro, magari hanno patteggiato un accordo. Io invece guardo video di sempre più persone, non solo di quelli che mi guardano i video a me e che commentano, ma anche i video. Se dà la vuelta. Ma anche i video, per esempio, che mi piacciono, io cerco Bruce Lee, cerco Pink Floyd, cerco di Jimi Hendrix. Io quando avevo il Samsung Galaxy Young 5360 nel 2013-2015 e si è rotto nel 2016, purtroppo uscivo dalla sessione di YouTube per
guardare i video, non so perché. Io invece ho imparato, troppo tardi purtroppo, che quando vedi un video lo devi mettere mi piace e commentare. Era un video di Jimi Hendrix, cioè aveva non so se 10.000 o 100.000 visualizzazioni. Se io l'avessi commentato, ecco, a quest'ora quel video ha 100 milioni di visualizzazioni. Il mio commentario ha ricevuto già 100 like, che l'ho messo anni fa, ma se lo avessi messo nel 2014, adesso il mio like avrebbe 10.000, il mio commentario avrebbe 10.000 o 100.000 like, non 100, 200 like. E è molto importante che ti diano like ai tuoi commentari nei video degli altri, perché ti fai più popolare. E poi ho cambiato il nome perché con come si mette nei video i titoli di coda larga, anche le liste di riproduzione, che sono molto importanti, e il nome del canale di YouTube deve avere un titolo di coda larga, e così entra di più nelle ricerche, perché Sant'Enciano è unico e non si può scordare. Ma non dice nulla, quando la gente cerca, non cerca Sant'Enciano in internet, cerca lo youtuber più famoso, cerca lo youtuber più importante, cerca lo youtuber più visto, lo youtuber più conosciuto. E io ho messo questo nel nome del mio canale adesso, poi lo cambierò tra un mese, vediamo i risultati, ma ho messo Sant'Enciano, lo youtuber più famoso e conosciuto, e i suoi videoblog. Quindi i videoblog dello youtuber lo cerca chiunque, magari prima o poi qualcuno incontrerà il mio profilo. E nelle liste di riproduzione ho messo dello youtuber più famoso e conosciuto e guardato, una cosa del genere. Vediamo se dà i suoi risultati, perché ci sono anche un sacco di altre persone che hanno fatto questo prima di me, ma hanno 2 o 3 visualizzazioni a video. Adesso beh, vi lascio perché mi sono stancato, ho il braccio addormentato e ho fatto 17 minuti, quindi vabbè, adesso posso mettere la pubblicità nel mezzo. Ma adesso non ha più senso continuare, sempre che ne abbia avuto prima. Questo è stato più che altro un video saluto a tutte e tutti voi. E vabbè, vi ringrazio di avermi seguito. Voglio arrivare per scaramanzia a superare i 17 minuti. Qui il vostro Capitan Sant'Enchan, che vi saluta. Ho fatto l'analisi del sangue questa mattina, poi ho fatto colazione in casa e adesso sono uscito di nuovo, perché mi offrivano una colazione, ma non si sa mai come dissipetano con questa pandemia ancora in corso, Corso Seppione, Corso Garibaldi, Corso Mazzini. Beh, 18 minuti e 4-5 secondi, 6, vi lascio, Il vostro Sant'Enchan, non so se avevo altre cose da dire, ma mi sono stancato, le annoterò e le dirò nel prossimo video, o le scriverò nella chat della community, la family, che mi sembra qualcosa allo stile Charmander. Ciao! Ah, non si è spento? Ciao, Ciao!